Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video, benvenuti nei preferiti di giugno. Spero tutto a posto. Oggi sono qui abbastanza puntuale e anche abbastanza abbronzato per farvi vedere gli acquisti che ho fatto durante questo mese. Sono stati talmente tanti che ho deciso di tenerne un pochi per il mese successivo, così da non andare a comprare ancora roba durante il mese di luglio, perché non ho voglia. Comunque, come al solito, prima di iniziare vi dico gli eventi. Per ora ce n'è solo uno ad agosto, che si terrà il giorno 23 agosto al Parco della Fantasia in provincia di Vb, che credo sia Verbania. Sarò ospite quel giorno e farò ovviamente magia, quindi ci vediamo lì. Questo era l'evento. Inizierei subito con i mazzi di carte. Allora ragazzi, questo mese ho comprato una valanga di cose e in più mi sono state regalate veramente tante cose. E come al solito, tutto quello che vedete in questo video può essere trovato nei link in descrizione dal sito di SOK se si tratta di magia, e su Amazon se si tratta di altre cose. Comunque, per quanto riguarda i mazzi di carte, ho preso le Copag Neo Premium Paper Playing Cards, le Copag Neo sostanzialmente, che sono le carte, secondo me, col dorso, uno dei dorsi più belli in assoluto. Sapete, no, che io sono il fan dei mandala e adoro appunto queste cose, e sul dorso di queste carte appunto c'è un mandala super colorato, pieno di ghirigori coi fiori, con questi disegni super belli, e soprattutto i colori sono super belli, super estivi. C'è questo azzurro che è azzurro tendente al grigio, sempre cielo di nebbia, quel grigio lì. Poi c'è il rosso, il bianco e quel color giallo ocra, sabbia sporca. Per quanto riguarda invece le facce, sono come le Copag, quelle normali, quindi un po' più squadrate, e ci sono poi sulle figure questi colori un po' troppo accesi che a me non fanno impazzire, come per esempio questo giallo molto evidenziatore. E per quanto riguarda invece i jolly, ce ne sono tipo 4 uguali con questo punto jolly molto italiano, ecco, la matta. La qualità non mi fa impazzire, qualità Copa come quelle che avevamo visto in quel video là che ha fatto un po' di scalpore. Dato che queste carte praticamente non le penso di usare mai in pubblico, non le userò mai, le usate soltanto per fare qualche foto perché sono veramente belle, sinceramente non è un problema. Quindi per scorrere scorrono, non scorrono molto bene, sono sincero. Il prezzo è quello di 16,90, che secondo me ci può anche stare. Secondo mazzo di carte che vediamo oggi sono le Orbit V5, che mi sono state regalate da SOK, che ringrazio tantissimo. E queste appunto sono quelle appena uscite, super azzurre, super estive, che vanno appunto a completare la collezione che ho tutta quanta. Le Orbit sono sempre state carte stupende, perché il design è veramente veramente bello. Ogni anno fanno qualcosa sempre di più spaziale appunto Orbit, e quest'anno hanno messo queste meteorite che corrono da una parte all'altra del bordino, appunto anche andando sopra il bordino bianco. Questa è una cosa molto per i cardist, che secondo me ci può stare, però io faccio magia, quindi preferisco le Orbit nere in questo caso. Cioè, tra tutte le Orbit più belle di tutte sono le nere, secondo me. Queste sono belle, molto belle da vedere, molto belle per le foto, i colori sono spaziali, molto da Instagram. Queste Orbit sono da Instagram. Per quanto riguarda le facce, sono come le altre, sono un po' più, non so come dire, c'è un po' di foschia, ecco, nelle facce, però comunque sono molto belle. Il colore delle figure è lo stesso colore del dorso. Per quanto riguarda l'asso di picche, è colorato rispetto alle altre Orbit, cioè è a colori. Anche i jolly sono a colori, sempre l'omino con la tuta da spaziale. Che dire, per quanto riguarda la qualità, io vi dico la verità, non le ho usate tantissimo e si sono già un po' rovinate purtroppo. Comunque sono delle veramente ottime carte. Prezzo 16,90, quindi direi che se dovete scegliere tra queste e le Copag per fare le foto, vi consiglio queste, perché almeno sono molto più belle secondo me, e soprattutto potete anche usarle perché scorrono molto bene. Poi altro mazzo, anzi altri mazzi che secondo me sono bellissimi, sono super fan di questa collezione, le NOC Summer Edition Limited. Ho aperto solo quelle azzurre perché preferisco tenermene sempre uno chiuso. Cioè, sono come le altre Summer NOC, quindi sono arancioni e azzurre, quell'azzurro bello e quell'arancione bello acceso, bello bello, proprio estivo, proprio veramente da ombrellone in spiaggia e mare, bellissimi. Sono ultra minimal, quindi super super semplici. Finalmente hanno deciso di rifarle telate, non so perché hanno avuto quel periodo di farle di plastica, finalmente le stanno rifacendo telate. Non c'è niente da dire perché sono standard davanti, l'unica cosa che cambia è appunto l'asso di picche, il fatto che al posto di esserci la stella sulla carta jolly ci sono due ananas, nulla di più, che rende ancora il tutto più estivo. Basta, la qualità è la qualità della Madonna, scorrono da Dio, sono strabelle da vedere. Ho aperto quelle azzurre perché tra i due colori preferisco ovviamente quelle azzurre, però se qualcuno di voi preferisce di più l'arancione può tranquillamente aprire quelle. Prezzo 11,90€, secondo me super buon prezzo. Poi se avete tutta quanta la collezione delle NOC come me e vi mancano soltanto queste, perché non prenderle? Quindi
ottimo mazzo. Poi, altro mazzo di carte che ho preso, che ho provato, sono le nuove regalia, quelle bianche, bianche e oro di Shin Lim. Sono, secondo me, uguali identiche, anzi neanche secondo me, sono uguali identiche alle altre. L'unica cosa che cambia appunto è il colore del dorso. Io sinceramente le preferivo quelle nere, ma per il semplice fatto che sul nero l'oro risalta molto di più ed è molto più bello. Ma anche così non sono male. C'è sempre il doppio astuccetto, che per fortuna stavolta non ho rotto. E per quanto riguarda le carte, sono identicissime alle regalia nere. L'unica cosa che cambia appunto è il dorso bianco. Sui jolly ci sono appunto questa aquila a due teste, che sembra il simbolo dell'Albania. Poi c'è scritto regalia sull'asso di picche. Per quanto riguarda le carte, sono tutte standard, tranne ovviamente le figure un po' più tendenti all'oro, ma non sono né patinato né lucente, è semplicemente un color oro messo lì. La qualità delle carte è simile a quella delle Copag, quindi nulla di speciale. Ma la cosa bella di queste carte appunto è il dorso, che splende tantissimo. Questo è veramente il punto a favore di queste carte, perché splendono veramente veramente tanto. C'è questo oro sul dorso che rende veramente tanto. Il prezzo di queste carte è 19,90, che per un mazzo con il gold foil sul dorso, ma ci può anche stare. Non è gold foil fatto su tela, ma è gold foil fatto appunto su una carta un po' più plasticosa, molto più plasticosa. La cosa che non mi piace tanto è che sulle carte, non so se si vedrà mai, ma si vede qua, ma si vede qua la linea del dorso, cioè sulle facce dalla telecamera non si vedrà mai. Se voi mettete la carta così, io riesco a vedere da questo lato la linea del dorso, e questa è una cosa che non mi piace tanto. Però i gusti sono gusti, quindi se vi piacciono siete più che liberi di prenderle. Poi, ultimo mazzo di carte che vedremo oggi, che sono delle carte stupende, secondo me bellissime, uno degli ultimi mazzi più belli secondo me usciti in assoluto. Non so neanche se sono ancora uscite, tra l'altro, però mi sono state mandate dall'Art of Play, che sono le Off the Wall Illustrated by Muti, che non so chi sia. Sono queste carte veramente veramente fighe, raga. I colori sono allucinanti. Sono appunto state fatte dall'Art of Play, e si sa che loro fanno delle robe della Madonna. Guardate che razza, è proprio arte, pura arte, puri bellissimi colori, molto molto street art, appunto off the wall, sapete, no? Non hanno il bordino, e questa è una gran cosa, soprattutto in questi mazzi dove il dorso è così bello, quindi fantastico, bellissime per le foto. Sulle facce, sapete, no, che io adoro queste cose, come adoravo le Visago, adoro anche queste, cioè raga, sono paurose. Gli assi di cuori sono appunto questi disegni come se fossero fatti sul muro. Le carte in questo caso non me ne frega niente se sono leggibili o no, anzi più artistiche sono meglio è. Sui jolly ci sono appunto disegnate delle mani. Le figure sono enormi e sono tutte quante ultra colorate, come vale anche per gli assi, che sono veramente fighi. Per quanto riguarda la qualità, raga, scorrono da dio, qualità veramente veramente buona, sembrano meno carte, questa è una cosa, è un dato di fatto. Il punto a favore di queste carte, la cosa che mi manda proprio fuori, sono i colori, perché sono troppo belli, stanno troppo bene assieme così. Questo è uno dei mazzi più artistici che ho, quindi vi consiglio di prenderlo, scorrono veramente bene. Attualmente ho appena controllato sull'Art of Play, non ci sono, quindi se usciranno, usciranno tra poco, e probabilmente le potete trovare sicuramente da SOK, quindi non so dirvi neanche il prezzo con esattezza. Spettacolari, nulla da aggiungere. Ma poi anche la scatolina così, cioè guardate, bellissimo. Grazie di cuore per avermele fatte avere. Bene ragazzi, con i mazzi di carta abbiamo finito. I giochi che ho comprato questo mese sono stati tantissimi, veramente tanti, però quello che mi è piaciuto di più di tutti si chiama RPG, ed è di Oret V e di un altro che non mi ricordo, ed è un gioco che si fa con un mazzo di carte ed è una roba allucinante. ...100% sicuro, non potete sbagliarlo. Costa 46,90€ ed è un gioco della Madonna. Ve lo consiglio se volete, se fate magia con le carte, volete una cosa che vi riesce sempre, bisogna fare un po' di pratica, ve lo dico. Quindi ve lo consiglio. Per quanto riguarda invece le tecniche che sto imparando, mi sto allenando sulla stima, come avete visto dalle Instagram Stories. Questa, ragazzi, è solo stima, ok? Carta scelta, l'asso di picche. Nessun crimp, nessuna separazione, nulla di nulla. Asso di picche. Poi, per quanto riguarda invece acquisti extra, ho acquistato Johnny.
questo cappello da pescatore. L'ho comprato da un negozio qua a Lignano. È un cappello bellissimo della Barton. È il mio nuovo compagno di viaggio, che lo utilizzo anche negli spettacoli, perché è l'unico cappello che mi piace. Io odio i cappelli. E basta, insomma, l'ho chiamato Johnny. Per quanto riguarda invece i libri che ho comprato, ce ne sono stati due. Uno che non avevo mai letto e ho trovato geniale, che è Il Piccolo Principe. Ve lo consiglio, una storia bellissima, stupenda. Questa tra l'altro è l'edizione originale, non la stampa dalle altre case editrici. Questa è quella originale. Una storia fantastica che sicuramente molti di voi già avranno letto, già conosceranno. Altro libro invece un po' meno da brivido ma un po' più pesante è questo, che si chiama Neuropsicologia dell'esperienza religiosa di Franco Fabbro. Ho avuto la possibilità di stare nel master di Udine di meditazione e neuroscienze. C'era Franco Fabbro appunto che è l'insegnante, e mi ricordo che aveva fatto, mi pare, una citazione su questo libro, quindi l'ho subito preso. Non l'ho ancora letto tutto, anche perché secondo me non fa per me. È molto molto pesante, è molto scientifico, molto tecnico, però è di un livello culturale super elevato. Quindi se qualcuno di voi è interessato a queste cose, alle esperienze religiose, alla neuroscienza, ve lo consiglio. I link di queste cose le trovate tutti quanti in descrizione. E poi ultimo acquisto extra del mese, che sono l'acquisto più bello secondo me, uno degli acquisti più belli di tutti, sono state queste candele con questi tipo, con queste tipologie di profumi. E ho deciso l'altro giorno di andare a comprarne due. Ho preso il gusto semplicemente spa, quindi non lo so, qualcosa di termale, e lavanda e salvia, che io adoro la lavanda, la amo, è bellissima, ha un odore che mi ricorda le passeggiate che facevo con mia mamma in Darsena. E le accendo ogni tanto, hanno la durata di 35 ore, quindi un bel po'. Se per caso ve le trovo su Amazon, vi lascio il link in descrizione, perché sono top. Basta, per quanto riguarda gli acquisti credo di aver detto tutto. Le avventure del mese sono state, una principalmente, ce n'è stata una però non posso spoilerarvela, raga. Ho fatto un acquisto della Madonna, è un'avventura mix acquisto. Vi lascio una foto spoiler, non dico niente, ma secondo me, ma è per festeggiare il 500.000 di iscritti, ho deciso di fare questa cosa qua, che è un po' una pazzia. Ma sicuramente, ma sono sicuro che vedrete un video a riguardo. Bene, la parte finale, quella degli insulti, ho deciso di eliminarla, perché mi sono stufato di ricevere insulti soltanto per finire nei preferiti, e ho deciso di fare una cosa in più. La canzone del mese si chiama You Can't Always Get What You Want dei Rolling Stones, che è questa. Basta, perché sennò mi segnalano il video. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate visto cose nuove. Io come al solito vi mando un bacione. Se volete vedere gli altri video dei preferiti, vi lascio la playlist qua sopra. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.